Gennaio è il mese in cui si aprono le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado. La scelta della scuola superiore, in particolare, porta con sé tanti interrogativi, perché questa scelta determina, il più delle volte, il proprio futuro lavorativo. Oggi proverò a sciogliere i dubbi di chi vuole iscriversi al liceo musicale. Ciao, sono Maria Argentiero e insegno pianoforte al Liceo Musicale Carducci di Pisa. Quando parlo del liceo musicale, generalmente le persone mi fanno due domande. È una scuola privata? È una scuola normale? C'è ancora poca informazione, semplicemente per due motivi. Innanzitutto i licei musicali sono dei licei giovani, perché sono stati istituzionalizzati e sono entrati a pieno regime nell'anno scolastico 2014-2015 con la riforma Gelmini. E poi non sono presenti in tutte le città. In Italia, ad esempio, ci sono circa 170 licei musicali, mentre invece ci sono circa 1700 licei scientifici. Se siete interessati, nella descrizione del video vi lascio un link con la mappa dei licei musicali. Ora proverò a rispondere alle due domande iniziali. Il liceo musicale non è una scuola privata, è una scuola pubblica, una scuola statale. È una scuola normale, in quanto è un liceo a tutti gli effetti, in cui si studiano le tradizionali materie di un liceo: italiano, inglese, matematica, fisica, storia dell'arte, filosofia, eccetera. E in più ci sono delle materie teoriche e pratiche relative alla musica. Teoria, analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, laboratorio di musica d'insieme e esecuzione e interpretazione, che è la materia con cui si studiano ben due strumenti musicali, uno scelto dallo studente e l'altro assegnato dalla scuola. Il liceo musicale è quindi una scuola normale, ma anche un po' speciale, se si tiene conto che nel contesto di una scuola pubblica è possibile studiare due strumenti musicali gratuitamente seguendo delle lezioni individuali. È una scuola speciale perché gli studenti e le studentesse possono far parte del coro, dell'orchestra, degli ensemble di musica d'insieme della scuola e prepararsi a delle esibizioni pubbliche. Quindi è una scuola che offre diversi momenti di crescita e di socializzazione. Il liceo musicale è una scuola a numero chiuso, perché si accede dopo aver superato un esame di ammissione. Il programma dell'esame di ammissione è consultabile sul sito di ciascun liceo, ma generalmente comprende due prove, una prova strumentale e una prova attitudinale, in cui si valutano le competenze melodiche, ritmiche e le conoscenze teoriche di base. L'esame di Stato si svolge nelle stesse modalità di una qualsiasi scuola secondaria di secondo grado. La seconda prova del liceo musicale però si articola in due parti. Nella prima parte c'è la prova scritta, che ha per oggetto una delle due materie caratterizzanti, cioè teoria, analisi e composizione o tecnologie musicali. E nella seconda parte c'è una prova strumentale in cui vengono eseguiti dei brani per una durata massima di 20 minuti. Chi si diploma al liceo musicale può proseguire gli studi in conservatorio o in qualsiasi facoltà universitaria, perché il liceo musicale offre una preparazione completa in tutte le materie. Se però volete fare della musica la vostra professione, gli sbocchi sono davvero tanti. Come avrete intuito, il percorso di studi è impegnativo, ma non è impossibile per chi è realmente motivato e per chi sa gestire bene il proprio tempo di studio. Nella descrizione del video vi lascio i link a due licei musicali a cui per motivi diversi sono legata. Uno è il Liceo Musicale Carducci di Pisa e l'altro è il Liceo Secco Suardo di Bergamo. Se il video è stato utile, condividetelo e se vi va, iscrivetevi al canale. Grazie e a presto!